Questo grafico è forse il più importante della storia dei grafici. È un grafico che si compone di due linee. Parte 1, memoria. Cosa hai mangiato oggi a pranzo? E ieri a pranzo? E un mese fa? E cosa hai visto su Netflix ieri sera? Ok, e 2 settimane fa? Ovviamente non ce lo ricordiamo. La memoria delle cose svanisce. E fin qui tutto normale. Parte 2, risultati. Questa è già più interessante, perché i risultati che hai oggi non provengono da quello che hai fatto oggi. Più esattamente, i risultati che hai oggi non provengono dalle azioni di oggi, ma dalle azioni degli anni scorsi. Qualche esempio: mediti oggi 10 minuti. Nella giornata di oggi non succede nulla, non hai riduzione di stress, visione della vita più chiara e tutti gli altri benefit che la meditazione comporta. Palestra, e questo lo vedo tutti i giorni nella mia, ti alleni un'ora, anche un'ora e mezza, subito dopo sei esattamente uguale. Ok, forse un po' più sconvolto e sudato, ma la pancia è ancora lì, nonostante gli sforzi. Ultimo esempio, fare questo video. A parte un po' di esaltazione adesso davanti alla telecamera, non ho veri risultati. Spengo, carico il video e la mia vita è uguale a prima. Le cose cambieranno con il tempo. Il senso del video arriverà con i vostri like e i vostri commenti. Quindi, bene, ma perché i risultati arrivano nel tempo e non sono immediati? Ho trovato 4 motivi. 1. Le reazioni collaterali. Quando vai a scuola studi per un esame, ma quel giorno non succede niente. Non puoi sapere se hai una preparazione sufficiente, ma quando ti siedi all'esame saprai i risultati dei tuoi sforzi. Ma in realtà il risultato non è neanche lì, perché l'esame ti preparerà alla vita, eccetera. Quindi le reazioni collaterali dell'esame non si fermano all'esame, ma ti porteranno ad andare o no in una determinata università che determinerà il tuo futuro lavoro, eccetera, eccetera. 2. Per le abitudini. Se bevo una birra al mese e non diventa una mia abitudine, non sarò mai un alcolizzato, non peggiorerò la mia salute, eccetera. Se mi alzo presto per studiare magari un argomento che mi interessa e lo faccio finché non diventa una mia abitudine, avrò quell'ora di tempo come vantaggio rispetto a tutti quelli che non lo fanno. 3. Per le abilità. Quando impari qualcosa di nuovo, come iniziare a guidare o fare video su YouTube, stai apprendendo un'abilità. Difficile all'inizio, dove ti ricordi esattamente i singoli passaggi, sempre meno nel tempo. E questa abilità la potrai usare ancora e ancora e ancora. Fa parte di te. 4. Compounding effect o interesse composto. Non si riferisce alla finanza, o almeno non solo. Indica che i risultati delle nostre azioni non hanno una crescita lineare, ma esponenziale. Ora, cosa succede quando le due linee si intersecano? Perché qui si fa interessante. All'inizio ricordi molto bene cosa fai, cosa stai facendo, ma non hai risultati. Ora, andiamo avanti di 5 o anche 10 anni. Hai avuto risultati da quella tua azione, ma poi a malapena ricordare perché l'hai fatto, quando e come. C'è una disconnessione dai risultati che ottieni rispetto all'azione che hai fatto per avere quei risultati. Immaginiamo di fare qualcosa per 7 giorni. I risultati sono minimi, la mia attenzione è ancora molto alta. Ed è qui che la gente molla. Fallisce nella creazione di un'abitudine. Non vedo i risultati, ma ho una chiara memoria di quello che sto facendo. Se invece andiamo qua, alla fine, abbiamo 2 possibili scenari, quello negativo e quello positivo. Qui abbiamo enormi risultati, ad esempio essere in forte sovrappeso, ma ricordiamo a stento le cose che abbiamo fatto, come rimanere pigri o mangiare male. Spesso, dimenticandoci le nostre azioni, si incolpano agenti esterni. Il motivo è della società, del governo, degli amici, del partner. Anche se è un ottimo risultato, non ricordiamo proprio tutti gli sforzi per avere quella posizione lavorativa, ma riceviamo tutti gli incredibili benefit di quella posizione. Il concetto quindi è che una reazione c'è sempre, ma con il passare del tempo, anche se quell'azione sembra non avere risultati immediati. Dove siamo ora è il risultato degli ultimi anni e delle piccole e grandi decisioni che abbiamo preso. Non abbiamo il fisico che abbiamo perché negli ultimi 2 o 3 giorni abbiamo ceduto a qualche tentazione di troppo. E il nostro conto in banca non è così perché si è rotto il frigo e ho dovuto appena ricomprarlo.
Ok, forse così è un po' dura, ma ricordiamoci che dove saremo fra 5 anni sarà il risultato delle azioni che faremo da adesso in poi. La nostra generazione è troppo abituata alla gratificazione istantanea e io ci ho basato quasi tutto il mio canale e tutta la serie degli esperimenti da 30 giorni su questa cosa. Quando invece abbiamo visto che i risultati si hanno ritardati negli anni. Ora, per sapere se da questo video in poi avremo fatto le scelte giuste, ci basta andare nel link che metto in descrizione, dove abbiamo la possibilità di mandare una mail a noi stessi nel futuro. Un bel giorno e in modo totalmente inaspettato, perché come avete visto dalle linee, sicuramente fra 5 anni non ci ricorderemo di oggi. Ci arriverà una mail dove troveremo scritto chi eravamo e cosa avevamo in mente per il nostro futuro. Sarà tutto così o completamente l'opposto? Mi raccomando, fra 5 anni tornate qui e lasciatemi un altro commento per farmi sapere com'è andata.